Spigaweb.com, Spigaweb Podcast, da oggi anche sul tuo iPod. Ok, Spigaweb.com. Spigaweb Podcast, il podcast di Nunzio Scalercio per i cosentini. Fare il sindaco non è facile, troppe cose da fare, e metà della città che ti detesta perché ha votato per un altro candidato. Troppi cazzi risolva, anche cose complicate. Vedi l'acqua, problema annoso in cui si impantanano fior di sindaci. Consiglieri che ti rubano la staccia, presunti alleati che tramano nell'ombra e che ti piazzano a lungo andare anche una corteggiata alla schiena. Ho chiuso l'attuale primo cittadino, che sta facendo di più di Perugini, il quale, detto per inciso, ha battuto tutti i record di inazione, si trova a combattere contro un altro insidioso nemico che attacca sempre, a tutte le latitudini, chi possiede un certo grado di potere, anche se temporale, grazie a Dio. È un nemico che esiste da secoli, che si manifesta dove c'è qualcuno che ha dei sottoposti, due minimo, e che sopravviverà al disastro atomico. Gli studiosi hanno classificato questa spaventosa creatura come adulecchino, un essere duplice di aspetto, un incrocio tra un adulatore e un lecchino, uno scherzo della natura, probabilmente non è umano. Ha di solito un figlio da sistemare, ha bisogno di favori a medio e lungo termine, è un presenzialista, ama farsi vedere in compagnia di chi comanda, vive coi fiori in mano, in modo da lanciarli non richiesto al potente di turno a chi gestisce qualcosa. È un'entità primigenia, non va mai in letargo e conosce tutte le email che contano. Il tenore dei suoi messaggi è ad alto contenuto glicidico ed ha solitamente incipit del tipo «Direttore illustrissimo, la nostra regione ha avuto una pletora di eminenti giornalisti, ma la sua figura sovrasta come un'aquila bicipite o eminentissima dottoressa, le sue qualità umane mandano in deliquio un così modesto individuo come son io che le scrivo». Fino a «Amministratore carissimo, il nostro condominio ha passato fase di alti e bassi da quando negli anni 70 è stato costituito, ma solo da oggi, con la sua elezione, inizia la sua età aurea, il suo cammino verso la terra promessa, il suo fausto destino». Nel caso del sindaco, l'adulecchino ricorre a tutti i mezzi possibili e immaginabili per far sentire la sua presenza. Visto che Occhiuto è attivo su Facebook, l'adulecchino si è comprato l'iPad e ha fatto uscire il tuo indice quadrato a furia di mettere mi piace a qualsiasi attività di quel profilo. Il sindaco ha messo una foto? Mi piace. Il sindaco risponde a Katia Gentile? Mi piace. Il sindaco chiede alla succurro chi ora su? Mi piace. Katia Gentile scrive sulla bacheca del sindaco che non ci supposti più tumulai morta a Rucivitaero? Mi piace, mi piace, mi piace. L'adulecchino odia Zuckerberg per non aver inserito il mi piace multiplo, tra parentesi, ovviamente dovendo scrivere a Zuckerberg esordirebbe con un «Maestro illustrissimissimo, vate delle comunicazioni, vita, dolcezza e speranza nostra, salve!» I commenti sulla bacheca di Occhiuto sono di questo tipo. «Signor sindaco, mai questa città dell'emisfero settentrionale, del mondo occidentale, dell'Europa, dell'Italia meridionale è stata più bella!» Oppure «Sindaco, continua così!» E lasciali stare a quelli che sono invidiosi, che non gli piace le cose che stai facendo. L'adulecchino non è propriamente Alessandro Manzoni. Onorevole. L'adulecchino abbonda, nota del webmaster. Onorevole, la sua idea di città corrisponde nei minimi particolari con la nostra. L'adulecchino si prende la briga, senza averne titolo, di farsi portavoce di un gruppo. Tutti la amano. Tutti la bramano, evviva, 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 evviva il sindaco! Alcuni vi scrivono poesie. Mi permetta, santità, questa composizione modesta. Din sulla vetta di Cosenza antica, lei ha lavorato con fatica, e dalle stanze del paterno stello, io ammiro come ha restaurato il mio castello.
Odo gregge belar, muggir armendi. Lei, scusi la licenza, dovrebbe fare il presidente. Tu, fior della mia pianta, nell'orto solingo e muto, tutti together, abbracciamoci e diciamo viva, viva, viva chiuto! Ma la cosa più scandalosa è questo messaggio, mi avevano un bicchiere d'acqua e mi assettava prima dove scriva, è questo. Sindaco, grazie per i bellissimi cerchi, ci volevano. Come fare a destreggiarsi tra messaggi di questo tenore? Come liberarsi dallo durecchino? Come convincere i propri collaboratori a desistere dal pigliare e portare i messaggi per interposta persona? Esempio. Iole bella, ti prego, fammi questo piacere. Esaudisci questa volontà, ahimè forse l'ultima. Digli al sindaco che sta facendo tutto benissimo, quei cordoli, come sono michelangioleschi. E quella circolare veloce, com'è veloce parola mia. E quei cerchi, mamma mia, tutti rotondi e uguali, ma come mai? Digli che gli fai i complimenti Cristina, che lui mi conosce, ma fiere questa settimana, niente. Come resistere a frasi del tipo? Onniscendissimo, sono una maestra elementare. Nell'ultimo temino tutti i bambini piangono perché vorrebbero i cerchi nel refettorio. Le bambine hanno appeso gli hula hoop. Ci aiuti, dica soltanto una parola e noi saremo salvati. La saggezza popolare ci suggerisce che chi ti loda ti imbroda. Noi siamo certi che le opinioni unilaterali non fanno bene a nessuno. Il fatto di vivere in un ambiente edulcorato da critiche, dove filtrano solo complimenti, è un danno, soprattutto se in quell'ambiente vanno prese decisioni per un'intera comunità. Ma noi abbiamo un sindaco che non si farà irretire sicuramente da questi canti di sirena. Tu, carissimo, stimatissimo e amato, e primo tra i cosentini, esaudisci la nostra supplica. Noi ti amiamo e ti adoriamo. Cosenza non è mai stata più bella. Ok, grazie. Spiga web. Tu non so scherzare.